piaccia o meno, sicuramente Sonia Bruganelli negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un posto memorabile nel mondo dei reality. Dopo una vita soprattutto dietro le quinte a lavorare ai programmi dell'ex marito e padre dei loro tre figli, Paolo Bonolis. A settembre Grande Fratello o, più avanti, l'Isola dei Famosi 2025? Naturalmente è ancora presto per dirlo. C'è pure da considerare che Pier Silvio Berlusconi si è detto più che deluso dall'Isola dei Famosi 2024 e per nulla invece per quanto riguarda il Grande Fratello 2023. La trasmissione di Vladimir Luxuria potrebbe non tornare? Intanto, Sonia Bruganelli spiega quale sceglierà. Alfonso Signorini o la sua nuova collega di reality? La pungente opinionista ha già dato la sua preferenza, se così può definirsi. Certo, bisognerà anche vedere chi la vorrà nel ruolo che ormai la vede espertissima e con le unghie sempre più affilate, ma intervistata da Casa SDL si è sbottonata più del previsto, riguardo il suo futuro nel mondo della televisione e del capitolo che la vede sotto ai riflettori e non dietro le quinte. Se rifarei l'opinionista all'Isola dei Famosi oppure al Grande Fratello? Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality. Com'è stata l'esperienza da opinionista dell'Isola dei Famosi? Beh, sicuramente molto diversa dalla precedente al Grande Fratello, ha risposto schiettamente Sonia Bruganelli, rivelando anche che potrebbe essere la fine di questa sua fase d'opinionista. Che voglia passare alla conduzione.